L'Italia vista dall'Africa. Ma all'inizio è stata una cosa abbastanza paradossale, no? Non siamo abituati noi a dover vedere una situazione così tragica. Noi viviamo qui a Dar es Salaam, noi siamo qui con quattro figli e la scuola è chiusa ormai da metà marzo e la maggior parte delle famiglie espatriate sono ritornate nel loro paese. Passo, abbiamo scelto di rimanere qui come famiglia. Questa è una scelta fatta insieme. Quando c'è stata l'emergenza in Italia, ho pensato seriamente di tornare in Italia. Sì, inizialmente sì. Era giusto il momento in cui stavo iniziando ad ambientarmi, a trovarmi bene qua, quindi mi sarebbe dispiaciuto tantissimo dover andare via. E avevo risposto anche all'appello, alla chiamata alle armi della Protezione Civile. Qui sembrava tutto tranquillo, no? Dicevo, ma come? Qui è tutto tranquillo, vado là. In realtà siamo in un momento diverso. In un contesto in cui appunto c'è un fuggi-fuggi generale anche delle persone che giustamente rientrano a casa, non c'è nessun giudizio da parte mia. Non siamo indispensabili, ma sicuramente siamo utili. L'impegno qua è importante e stiamo riuscendo a fare un bel lavoro di supporto, quindi sono molto convinto di stare qua. E tranquillizziamo i parenti, che tranquillizzano noi per le loro condizioni, tranquillizziamo gli amici, tranquillizziamo i bambini perché comunque i ragazzi hanno cominciato a dire ma come mai tutti i nostri compagni sono andati via? Quindi rassicuriamo tutti e poi la notte, verso le 3 di solito, e ci confrontiamo e buttiamo fuori tutti i dubbi, tutte le perplessità perché quelle ci sono. In caso di epidemia, in caso di malattia in forma grave, qua ovviamente non ci sono i supporti adeguati, però banalmente ho pensato che comunque sono una persona in buona salute, non di una certa età, non ho nessun fattore di rischio per ammalarmi in maniera importante e quindi di fatto non avevo proprio nessun motivo per dovermene andare. Qua in determinati contesti, come possono essere le guerre civili in alcuni dei paesi in cui noi lavoriamo, come possono essere state altre epidemie, siamo più preparati all'idea di coprifuoco, siamo più preparati all'idea di dover rimanere chiusi in casa in attesa di un determinato segnale. Troviamo tanti motivi per stare qua, intanto perché siamo un po' così, come dire, in prima linea, no? Forse mai come adesso c'è bisogno del QAM qua, no? C'è sempre bisogno del QAM perché i sistemi sanitari sono super fragili, pur sapendo che c'è un po' così, come dire, tutto interrogativo, no? Quindi siamo un po' sull'allerta e ci chiediamo cos'è la cosa giusta da fare, insomma. Mi trovo ad Addis, in quarantena, in attesa di poter raggiungere uno dei nostri ospedali. La scelta che ho fatto di partire per l'Etiopia non è stata una scelta dissennata e solitaria, è stata una scelta profonda, motivata da un senso di responsabilità e di dovere, che sono gli stessi che hanno tutti i nostri colleghi, tutte le persone che stanno lottando questa malattia. No, sì, sono preoccupato, sì. C'è una tensione ancora limitata, ma presente. Ecco, per strada, quando passo da solo, a me mi chiamano Corona. Sento famiglia e amici, insomma, più possibile. Ho passato dei brutti momenti lo scorso mese perché vivevo le tensioni, la mia famiglia, dei miei colleghi, la mia famiglia peraltro abita in Lombardia, quindi vicino alle zone calde dell'epidemia. Quello che dispiace di più è la consapevolezza, forse, che se qualcuno si ammala a casa io non potrò tornare. Pensa, noi lavoriamo con appunto il Ministero per la creazione di riti sostitutivi nei villaggi e io stesso ho vissuto un rito sostitutivo. È venuto a mancare pochi giorni fa mio padre a causa del Covid. La cerimonia relativa a mio padre mi è stata mandata dal parroco via WhatsApp. Stiamo presi 24 ore su 24 sulla gestione quotidiana di quello che potrebbe succedere. Stiamo correndo tanto, non mi sono neanche soffermato a pensare a quando potrei tornare. Non siamo soli, non ci sentiamo soli in questa sfida. Sentiamo con noi innanzitutto tutti gli amici e i colleghi e le persone che in Italia hanno a cuore gli altri. Questo stare a fianco agli altri è la stessa motivazione, la stessa determinazione che noi portiamo
nelle stare accanto agli africani, alle loro famiglie, ai colleghi, agli operatori sanitari africani. Questa è una sfida che riguarda tutti.